Questi? Io ho un appuntamento al salone di bellezza da Franca e penso che mi stiano aspettando. Ho bisogno di rifarmi un po' il look perché questo dietro le quinte va un po' modificato. Sì. Si può? Ah! Ciao. Buongiorno. Scusate. Salve, lei è? Io sono la signora Lola. Sono Lola. E prende gli appuntamenti? Ah. Prende gli appuntamenti per il salone di bellezza da Franca? Io sono Silvia Rosio di Dietro le Quinte e ho un appuntamento per rifarmi il look. Silvia Rosio, un attimo. Ah, c'è la signora Rosio. La follia più totale, la follia. Signora Lola. Ma prego! Che meraviglia, che piacere. Ah, buongiorno. Buongiorno, care. Come state? Come state? Sono la Franca di nuovo. A Rosio. Bene, basta, basta, vai via. Arosio. Basta, vai via. Io credo di conoscerla, l'ho già vista da qualche parte, signora Franca. Mente, ma io sono diventata ormai internazionale, sono fantastica. Stai zitta per cortesia. Volevo farvi notare questo nuovo taglio glamour, perché ogni anno bisogna cambiare per risaltare la propria bellezza e soprattutto per essere d'esempio a queste meravigliose ragazze. Volevo presentarvi, state calme, c'è sempre molto movimento nel mio salone di bellezza. Ecco, come potete vedere, stavo assistendo. Dove è finita la mia spazzola? Ti avevo dato delle robe. Molto bene, bisogna sempre cotonare questi meravigliosi capelli per essere glamour. Sempre molto glamour. E poi, dove sono finiti? Ecco, basta spruzzare dei simpatici brillantini che avrai anche tu addosso, perché è meraviglioso, è magico. E anche quest'anno mi hanno chiamato in questo meraviglioso set, non potevo mancare perché sono io la visagista delle dive. E appunto vorrei presentarvi le dive. Benissimo, qui abbiamo la signorina Loredana Fadda, sembra la brunetta dei ricchi e poveri. Allora, la signorina Fadda qui con un taglio veramente tutto scalato, tutto cotonato, con queste ciglia finte, le tette finte, sono tutte rifatte. Sicuro che sono tette finte? Assolutamente sì, è tutto finto. Molto bene, qui abbiamo la signorina Elena Nieri. Guardate com'è bella, state ferme, queste sono peggio dell'asilo. Ecco, come potete vedere invece per lei ho scelto un meraviglioso taglio scalato, un po' così da panontella, ecco, perché ci piace essere semplici e simpatiche. Vorrei allietarvi anche con questo sottofondo musicale della nostra carissima Maria Nazionale e di tutti i suoi amici napoletani. Forza Roma, forza Napoli, forza Milano, forza tutti. E poi vorrei presentarvi anche la signora Elisa Musso, perché noi aiutiamo molto gli anziani e quindi l'ho presa nel mio salone di bellezza come assistente, perché c'è molto sole, ci sono troppi brillantini e quindi ho paura che mi diano fastidio agli occhi. Molto bene, state ferme, ve l'ho già detto 100 volte. Devo assisterle sempre. Dovete sapere che hanno bisogno di trucco, di essere tirate su con i push-up. E poi ci sono tanti quick change. Comunque ragazzi, volevo solo dirvi che Priscilla è glamour, è fantastica, è variopinta, è musicalissima. E soprattutto sono io! Oddio, oddio.